Stiamo andando. Un cordiale buonasera, ben ritrovati a Tu per Tu. Questa sera parliamo del mondo del lavoro ai tempi del coronavirus. Abbiamo con noi il primo ospite della serata. Buonasera, Andrea. Ciao Alessandro, buonasera a tutti quanti. Abbiamo con noi Andrea Moretto, formazione 79. Dunque, Andrea, prima di tutto, presentati brevemente. Allora, il nome l'hai già detto, sono bassanese, nato a Bassano, fino al 99 sono rimasto a Bassano, poi ho iniziato a lavorare in giro per il mondo, dal 2012 sono tornato dove poi col tempo ho creato Formazione 79. Ovvero aiuto le persone e le aziende, i liberi professionisti a comunicare al meglio, gestire il proprio tempo e a ricordarsi le cose, quindi dal metodo di studio alle tecniche di memoria. Fondamentalmente questi sono gli ambiti che tra privati, aziende e liberi professionisti vado a toccare. Beh, che tipo di corsi di formazioni proponi, dunque, Andrea? Allora, per quanto riguarda i privati, corsi di public speaking, quindi parlare in pubblico, in questo periodo parlare in videocamera, gestire tutto ciò che è il business attraverso la videocamera, quindi non solo mettersi con gli amici a bersi una birra perché eravamo in quarantena, ma riuscire a comunicare in maniera efficace la propria mission, la propria azienda, i propri servizi, i propri prodotti, o tenere magari delle conferenze. Per quanto riguarda quindi sia privati che aziende. Per quanto riguarda sempre i privati, metodo di studio, tecniche di memoria e nelle aziende gestione del tempo e gestione della comunicazione dei conflitti, tra i conflitti aziendali, tra colleghi o anche con l'esterno. Principalmente questi sono gli ambiti. Lei che idea si è fatto di questa pandemia? Di questa pandemia, ma io posso essermi fatto tantissime idee. Un'idea, io mi occupo di capitale umano, quindi non sono un economista, non sono un medico, parlo solamente di quello che insomma faccio, che conosco e che ho toccato con mano. A livello umano è una crisi fortissima e questa crisi ha portato, vuoi non vuoi, dei cambiamenti. Questi cambiamenti abbiamo visto varie risposte. Non c'è una risposta unica, non è un discorso che si può magari affrontare in un giorno, non dico in 10 minuti, in un giorno, in un anno, lo capiremo alla distanza. L'idea principale è che questo stop è stato una bella batosta dal punto di vista economico, credo almeno sia abbastanza evidente, ma anche a livello umano, molti sono andati in crisi. In crisi perché? Perché quando si ha tempo per pensare, ecco che uno si pone delle domande. Si pone delle domande, sono nella direzione giusta, è quello che sto facendo. Fino a prima del lockdown stavo facendo una vita che realmente volevo fare. Il lavoro che stavo facendo è ancora mio?
ma lo sento ancora mio, quindi si ha tempo per pensare. Quindi l'idea che mi sono fatto di questa pandemia è un momento storico che leggeremo per un bel po' di tempo in avanti. Sì, in questi 3 mesi di pandemia, in cui la stessa ha messo a dura prova davvero molte attività imprenditoriali del mondo lavorativo nazionale, regionale e locale, lei quali difficoltà ha dovuto affrontare inizialmente nel suo lavoro e che tipo di cambiamenti ha attuato nel suo lavoro? Allora, i cambiamenti, vado al contrario, parto dai cambiamenti. Il cambiamento è stato immediato, ho iniziato subito a comunicare con i miei clienti o con i miei possibili clienti o con le persone in generale. Ho fatto 60 dirette consecutive, una al giorno, di formazione assolutamente gratuite, non su Facebook ma su Instagram, qualcosa anche su Facebook, proprio per tenermi io allenato e aggiornato. È stato un modo per studiare molto di più, perché chi fa il mio lavoro studia tutti i giorni e studierà tutta la vita, e tenere comunque il polso della situazione, quindi avere sempre ben chiaro come si stavano muovendo gli altri e le risposte comportamentali delle varie persone. Questa è stata la reazione nell'immediato a livello lavorativo umano. Faccio fatica da matti a scindere il mio contesto umano, il contesto umano da quello lavorativo, occupandomi di crescita personale. Le difficoltà che ho riscontrato sono state diffidenza iniziale nella prima settimana, prime 2 settimane, delle persone abituate a incontrarmi in aula, in azienda, in ufficio, visto che c'è un ufficio anche a Bassano, facevano fatica a capire che potevamo fare le stesse cose e in alcuni aspetti anche meglio, perché eravamo molto più concentrati, quindi in meno tempo ad alta concentrazione si potevano fare anche attraverso la telecamera. Anch'io avevo difficoltà all'inizio, perché? Perché dovevo ritararmi un corso di 8 ore in aula, ho visto che in 3 ore e mezza riesco a farlo via web, proprio perché non ci sono tempi morti, manca un'interazione che a me piace da matti, però questo è il mezzo, ho detto impariamo le regole nuove e andiamo a giocare con queste regole nuove. Addirittura sul sito, ci ho messo anche un'academy, quindi una cosa che dovevo fare entro fine di quest'anno l'ho già anticipata. Adesso c'è chi si starà facendo un mio corso mentre sto parlando con voi in questo momento, proprio perché ho la fortuna di non essere in una grande azienda, ma di occuparmi della mia attività. Quindi il cambiamento lo affronti se la velocità di ragionamento corrisponde alla velocità di prendere delle scelte. In questo modo riesce a cavalcare questi cambiamenti in maniera agile. Lato positivo, ha abbattuto tantissimi costi inutili come macchina, come affitto sale, come mangiar fuori sempre, insomma, ci sono anche sono stati degli aspetti positivi. Sì, lo smart working tende a responsabilizzare o a deresponsabilizzare i lavoratori nei confronti della loro azienda, si produce di più o di meno? Allora, parlare di smart working e responsabilità ci sta, io ci metterei anche dentro un altro concetto che è il concetto di fiducia, ovvero non basta lavorare da casa per dire di fare smart working, anzi, perché io posso fare smart working anche dal Monte Crocetta come l'altro giorno o da in Riva al Brenta. Devo essere libero di farlo, è stato un telelavoro forzato perché non eravamo liberi di uscire di casa. Smart working si ragiona su obiettivi, ma ci deve essere una fiducia pazzesca instaurata nel tempo. Ecco che non basta cambiare il mezzo per ottenere un risultato differente, magari. Non basta essere giovani per essere innovativi, non basta promettere cose per farsi eleggere, non basta fare gol per essere un calciatore. Serve anche una mentalità, un allenamento a priori che va coltivata e sviluppata un po' per volta, anche se no poi crolla tutto. Quindi lo smart working in certe aziende dove un rapporto di fiducia, una pianificazione, un raggiungimento degli obiettivi e fiducia nei propri collaboratori, lì sicuramente può portare, ha portato e può portare a un incremento ma della vita, del tenore di vita dei lavoratori stessi e anche meno pensieri per l'imprenditore. Laddove invece ancora c'è una mentalità dove se non vedo i miei dipendenti o collaboratori tutti i giorni e controllo a che ora entrano, controllo a che ora escono, gli dico quello che devono fare, hai voglia di fare smart working? Da imprenditore, se ho questa mentalità, vado via di testa.
e da dipendente scappo, cambio lavoro. Quindi anche lì uno spartiacque, è questione più di atteggiamento che di mezzi che si usano. Poi dipende Pensa. dall'attività, chiaro, cioè ci sono attività che non lo puoi fare smart working, come ci sono attività invece che si poteva fare già 10 anni fa, se solo avessimo delle infrastrutture che ci consentono di fare una chiamata senza interromperci di continuo, ecco. Pensa che lo smart working sia stato utile durante la quarantena, possa essere un nuovo modo di lavorare che abbia successo anche in futuro? Sì, allora mi ripeto un secondo, sì, assolutamente. Per chi ne ha la possibilità, perché ripeto, la mia professione, sì, ci sono professioni e professioni, chiaro, dove c'è il contatto fisico hai voglia di farlo in smart working, devi cambiare formula completamente. In futuro sicuramente tutti quegli spostamenti inutili, esempio banale, devo fare 2 ore di consulenza o di formazione a Milano. Difficilmente riprendo la macchina, arrivo a Vicenza e già arrivare a Vicenza è una tragedia. Mi metto sulla 4, rimango inchiodato alla tangenziale est di Milano, cerco parcheggio e spendo 3 ore e mezza, se mi va bene, della mia vita per fare 2 ore di consulenza e poi rifaccio tutto al contrario. Ora finalmente lo consideriamo folle. Quindi io parlo ovviamente del mio ambito, parlo di quello che so e di quello che faccio. Questo sicuramente lo porterò avanti. Di bello ho visto che persone, aziende con le quali sto lavorando in questo periodo, mi hanno detto: guarda Andrea, anche quando si ritornerà alla normalità, tante cose però facciamole online. Perché? Perché risparmiamo tempo e riusciamo ad avere tutti connessi è una buona visione se giocata in chiave positiva. Ok, per molti lavori l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono indispensabili per affrontare l'emergenza attuale. Come sfruttare al meglio le potenzialità, secondo lei, e per questi lavori, dove questo non è possibile, cosa e come serve per affrontare, secondo voi, l'emergenza attuale? Ok, allora per quanto riguarda il discorso tecnologico, serve molta alfabetizzazione digitale. Siamo un po' indietro rispetto magari ad altri paesi, avanti rispetto ad altri. Ora, non mi piacciono troppo le classifiche. Sicuramente abituato a guardare il mio e capire cosa mi manca, mi rendo conto che io per primo devo continuare a formarmi e informarmi su tutto ciò che arriva di nuovo, perché di mezzi ce ne sono bellissimi. Laddove la tecnologia non riesce a colmare determinate attività, consiglio a chi ha questo tipo di attività iniziare già a pensare a un'altra forma, un'altra visione del lavoro. Perché? Perché prima o poi, purtroppo, e lo dice uno che ama le persone e ama avere il contatto umano, ma si finirà sempre di più, secondo me, completamente sul digitale. Negarlo, non volerlo, non amarlo non sono soluzioni perché tanto arriverà. Cioè, c'è chi ha negato tutto. No, a me non piace Facebook, a me non piace Instagram, a me non piace LinkedIn. Ma cosa me ne faccio del sito? Io vendo asparagi, la butto io una a caso, augurandomi di non offendere nessuno, era un esempio a caso, visto che ne ho mangiati tanti in questo periodo. Ok, tutto sarà online. Certe cose fortunatamente resteranno in presenza, me lo auguro almeno perché sennò sto dipingendo uno scenario deleterio, ma sicuramente chiunque dovrà stare online perché ormai se non sei online non esisti. Anche se ti vedono dicono, hai la pagina Facebook? No, allora non esisti, anche se ti stanno guardando in presenza. Quindi sicuramente dobbiamo aumentare no, le nostre performance sul digitale. E non dare per scontato niente, perché è tutto in continuo divenire. E insomma, questa batosta che ci è arrivata ce l'ha dimostrato ampiamente. Ok, intanto ringrazio anche Andrea Moretto di Formazione 79 per questo suo importante contributo. Andiamo ora con un altro ospite della puntata di questa sera, Adriano Poli, sindacalista della CISL di Bassano. Dunque, una breve presentazione intanto di te, Adriano. Sì, ciao Alessandro, ti ringrazio per l'invito. Ho ascoltato volentieri anche chi mi ha preceduto perché ha affrontato degli argomenti, insomma, che riguardano anche le nostre aziende.
Niente, Adriano Poli, Bassanese, classe 73, faccio sindacato dal 94, prima in fabbrica, oggi a tempo pieno da un bel po' di tempo, seguo tutti i metalmeccanici e gli orafi per il territorio bassanese e per il Veneto, dove ho alcune deleghe specifiche. E niente, insomma, presentare il mestiere sindacalista è un po' complesso, però penso che sia un po' conosciuto a tutti. Sì, che idea si è fatto, ti sei fatto di questa pandemia che in questi 3 mesi ha messo a dura prova molti imprenditori, aziende e soprattutto anche lavoratori? Guarda, quando noi parliamo di una pandemia, parliamo di una cosa che avevamo solo immaginato vedendo alcuni film. Ci siamo ritrovati catapultati da un giorno all'altro, sostanzialmente in un qualcosa di sconosciuto, ed è un qualcosa che inevitabilmente ha avuto dei riflessi nel mondo che noi frequentiamo, nel mondo dell'economia, nel mondo della finanza, nel mondo del lavoro. E devo dire anche che una delle cose più difficili da gestire per tutti noi è stata quella della paura, la paura del contagio, la paura della continuazione, ci ha portato a diffidare anche, e questo proprio dal punto di vista del lato umano, dei nostri amici, dei nostri parenti, eravamo tutti quanti possibili untori. E quindi siamo passati da un momento in cui regnava la paura, in cui nessuno voleva più muoversi da casa e quindi nemmeno più andare nelle aziende, ad un momento in cui ci siamo trovati per forza di cose con un'economia frenata che ha visto le aziende chiudere, quindi accedere alla cassa integrazione, ma la cosa più importante che abbiamo dovuto poi gestire nel mondo del lavoro è stata quella della riapertura in sicurezza, no? Delle nostre aziende. Quindi un fenomeno nuovo che ci ha portato ad assumere anche comportamenti diversi. La cosa che più mi ha messo in difficoltà dal punto di vista sociale è proprio stata quella del distanziamento. L'essere umano si distingue dall'essere animale proprio perché vive di relazioni e di comportamenti sociali. Noi ci siamo trovati in questi mesi ad avere un impatto diverso da questo, no? Il fatto di non poter nemmeno più stringersi la mano, una delle prime relazioni sociali che abbiamo quando conosciamo qualcuno, quando incontriamo qualcuno di conosciuto, è un qualcosa che ha messo molto probabilmente in difficoltà tutti. E quindi grandi difficoltà anche dal punto di vista psicologico, oltre che dal punto di vista morale, oltre che dal punto di vista della paura. È stata un'esperienza che non mi aspettavo di vivere, che sinceramente avrei anche preferito non vivere. Sì, come hanno sofferto secondo lei le aziende del settore metalmeccanico e orafo locale in questi mesi di pandemia? Hanno sofferto più questioni. In primis, mettere in sicurezza le aziende da un punto di vista sia sociale che proprio fisico è stato problematico perché ci sono stati problemi di approvvigionamento, innanzitutto dei principali dispositivi di protezione, quindi trovare mascherine era difficile. A un certo punto, all'inizio, no, del fenomeno, anche trovare gli stessi gel disinfettanti era diventato una cosa molto difficile. Dopodiché, modificare le abitudini e i comportamenti all'interno delle aziende è stato altrettanto difficile perché tenere distanti i lavoratori nel momento in cui si compiono azioni contemporanee è una cosa complicata, così come lo è affrontare poi le conseguenze che sono derivate dai mercati. Indipendentemente dal fatto che si potesse tenere aperto o no, poi ci siamo scontrati con una condizione di mercato che ci ha portato al di là del lockdown dichiarato dai vari governi, non solo dal nostro, ma dai vari governi europei, ma ci ha portato poi a una graduale riduzione dei volumi produttivi e quindi quando non ci sono i volumi produttivi, evidentemente ci sono anche dei problemi collegati alla continuità lavorativa e a tutto ciò che noi facciamo ogni giorno quando ci alziamo al mattino per andare al lavoro, ovvero nessuno di noi si alza al mattino per andare al lavoro perché c'è scritto sulla Costituzione che il lavoro nobilita l'uomo, ma bensì perché tutti i mesi dobbiamo pagare gli affitti, dobbiamo fare la spesa e vivere sostanzialmente del reddito che guadagniamo con il nostro lavoro. Quante aziende del settore che segue lei hanno dovuto affrontare la richiesta di cassa integrazione o altre situazioni?
Beh, sostanzialmente tutte, cioè noi abbiamo avuto un momento in cui tutti dicevano vogliamo rimanere aperti e poi un momento in cui per forza di cose hanno dovuto accedere agli strumenti di ammortizzazione sociale. Poi qui sugli ammortizzatori sociali andrebbe aperto un capitolo a sé stante perché molto probabilmente c'è una sensazione sbagliata un po' in tutto il paese rispetto alle quantità, alle tempistiche. Questo sarebbe un bel capitolo da affrontare, però io direi che non è saltata una dalla richiesta di cassa integrazione, che sia stata poi cassa integrazione in deroga, cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione con il fisso, cassa integrazione con l'FSBA per gli artigiani. Qui monta il problema. Io direi che non ne abbiamo saltata una, da quella da un dipendente, da quella da 700 dipendenti. Ok, come pensa che il governo possa agire per aiutare quelle aziende che nel periodo della quarantena non hanno potuto lavorare? Le misure e gli aiuti fino ad ora adottati sono, secondo lei, sono stati utili? Allora, guarda, io su questa cosa penso che ci sia una questione che riguarda il governo e una questione che riguarda l'economia reale, che sono due cose sostanzialmente completamente diverse, ma che si abbinano l'una con l'altra. E io, se la devo dire tutta, ci sono proprio qui due questioni da affrontare. La prima, come si gestisce l'emergenza? Abbiamo gestito l'emergenza. La seconda, come si continuerà a lavorare nel post-emergenza, perché, e qui so che magari aiuterò nelle riflessioni successive, ho qualche amico che dovrà intervenire, ne approfitto per salutare gli amici Cesare e Leone, che so che sono poi in collegamento successivo, anche se abbiamo idee diverse, ma so benissimo che nei contenuti ci troviamo spesso, ma qui c'è un problema doppio. Il primo, l'economia reale come si incentiva. Io penso che l'effetto che ne potrà derivare dagli incentivi green cosiddetti potranno aiutare molto, perché avere degli incentivi che permettono di stabilizzare l'ambiente, tra l'altro una delle prime cause che sempre emerge di veicolizzazione del virus, l'inquinamento, dando dei sovvenzionamenti puri al 110% dell'investimento fatto, possa essere una delle cose che può veicolare l'economia. Due, però, noi abbiamo dei problemi che sono sostanzialmente infrastrutturali, della quale continuiamo a parlare e a ragionare da molto tempo. Il primo è collegato all'eccessiva burocrazia che ha questo paese. Oggi, ad esempio, se io voglio semplicemente fare un bonus babysitter, devo crearmi un pincher, devo fare una cosa che si collega con ciò che diceva Andrea Moretto prima, che è sconosciuta però ai nostri lavoratori, che è quella dell'alfabetizzazione digitale, quella del poter sapere entrare nei luoghi adatti per potermi fare le cose, quindi non solo il saper fare, ma anche il saper conoscere. E la seconda è quella delle infrastrutture. Pensiamo nei momenti di pieno smart working, quanta difficoltà che c'era sull'accesso alla rete. Oggi noi stiamo discutendo in questo paese, nel paese dei no, se sia ancora giusto fare il 5G, se sia ancora giusto fare le buche per mettere la fibra. Noi abbiamo bisogno di digitalizzare il paese, di fare un passo avanti verso la digitalizzazione, verso un settore non solo metalmeccanico, ma del mondo del lavoro che sia più spinto verso il digitale e più verso il 4.0, vero? Non il 4.0 dichiarato solo per prendere qualche incentivo, ma un 4.0 che porti a una vera incentivazione del mondo del lavoro. Sì, pensi che l'adozione dei DPI e delle misure di prevenzione per il Covid-19 sia un dovere degli imprenditori o anche dei dipendenti o lavoratori? Beh, oddio, qui ci richiamiamo alla legge, alla norma e a ciò che si fa. Io penso che innanzitutto ci debba essere coscienza morale. Poi è chiaro che se norma e legge ci dice che nel mondo del lavoro tutto deve essere in sicurezza, ma questa è una discussione che non riguarda solo il Covid, ma riguarda tutto ciò che è stato anche pregresso, della quale discutevamo molto prima del Covid. Ovvero se si lavora, come si lavora in sicurezza nel mondo del lavoro. Qui c'è un'altra interessante discussione, perché quando si deve lavorare in sicurezza noi dobbiamo pensare se le norme alle quali ci agganciamo siano ancora così attuali, ovvero
quando noi riteniamo che un lavoratore che scende in un pozzo metanizzato, ad esempio, dove ci potrebbero essere dei gas, è corretto o non corretto che abbia il bracciatellettino che gli segnala se c'è un problema? E allora, se ancora oggi noi discutiamo se è possibilmente controllabile a distanza, penso che il primo problema ce l'abbia il sindacalismo italiano. E la dico per motivo di critica anche e di riflessione all'interno del mondo sindacale. In secondo luogo, però, ritengo anche che se la competizione si deve scatenare sulla sicurezza delle persone, quindi la competizione economica sulla sicurezza del lavoratore, non è per noi accettabile perché il mondo dell'economia non può essere basato scatenando la riduzione dei costi sulla riduzione della sicurezza. Quindi, se norma prevede che io devo essere in sicurezza all'interno del mio posto di lavoro, è evidente che poi ognuno deve fare la propria parte e la parte dell'imprenditore è quella di mettere in sicurezza il proprio lavoratore anche attraverso la dotazione di DPI. Sì, lei come vede le linee guida previste dal governo che riguardano appunto il mondo del lavoro come sindacalista? Beh, allora ti dirò che su questo in realtà il governo ha fatto delle linee guida, ma dopodiché il protocollo sulla sicurezza che viene applicato all'interno delle imprese è stato un protocollo che abbiamo condiviso come parte sindacali, come associazioni di categoria e siglato da tutte le associazioni di categoria. Quindi c'è un protocollo fatto di 13 punti molto semplici su come ci si gestisce la sicurezza Covid all'interno del mondo del lavoro, sulla quale in realtà il governo ha fatto da garante, ma che abbiamo poi condiviso. Quindi, se si applicano benino, benino e non bene le norme che abbiamo previsto in quel protocollo, si dimostra e si verifica anche ciò che poi abbiamo letto nei giornali nei giorni scorsi, sul risultato dato dalla prima esperienza di raccolta dati su 13 aziende del Padovano, dove emerge chiaramente che i posti di lavoro, se messi in sicurezza, non sono contagiosi e contagianti, ovvero su 1.500 lavoratori che hanno sempre lavorato nell'area del Padovano, dai test sierologici emerge che solo 4 erano positivi. E di questi quattro, tre erano risultanti da un'azienda che non aveva lavorato in attesa in quel periodo dell'approvazione del prefetto. Ecco, di conseguenza io dico che le norme di sicurezza messe in atto sono norme che funzionano se vengono applicate. Se dopodiché ci sono le aree di cosiddetto sommerso o casi come quello dell'imprenditore di Latina che ha il proprio dipendente che richiede la mascherina, insomma, lo menano e lo buttano nel fosso, quella è un'area di sommerso, ma che riguarda l'illegalità e non riguarda nemmeno la maggioranza degli imprenditori. Insomma, dai, siamo seri, la maggioranza degli imprenditori è seria, così come lo è la maggioranza dei lavoratori. Certamente sì. Allora, il forte impatto che il coronavirus ha sul nostro modo di lavorare è ormai evidente a tutti. Quali sono i principali fattori che stanno modificando il mondo professionale, secondo lei? Ah, guarda, io qui mi riaggancio pienamente a ciò che diceva chi mi ha preceduto, che si occupa di formazione, di public speaking e capisco anche di area digitale. Io penso che l'evoluzione naturale che ci dovrà essere in questo è innanzitutto su una consapevolezza che il mondo può essere anche diverso, può essere anche migliore di quello che abbiamo visto lavorativamente parlando. Dopodiché, io penso che se siamo passati da 500.000 lavoratori in smart working a gennaio 2020 a 8 milioni di lavoratori in questo paese, a marzo del 2020 che lavorano in smart working, è chiaro che l'evoluzione può essere naturale. Questa può avere solo dei riflessi positivi da più punti di vista. Il primo, quello delle efficienze dei costi aziendali, perché se riduco le postazioni aziendali è chiaro che ho delle efficienze dei costi che si riducono. Il secondo, dal punto di vista del minore impatto ambientale, perché noi possiamo pensare che se riduciamo gli spostamenti possiamo ridurre gli impatti ambientali e tutto ciò di cui ragionavamo prima. È chiaro però, e lo ribadisco, mi piace ribadirlo, che noi dobbiamo passare da un concetto di home working, che è quello che si è realizzato, quello del telelavoro,
a un concetto pieno di smart working, ovvero il lavoro su progetto, ma anche definendone però delle regole che siano piene, comprese quelle del tecnostress e del diritto alla disconnessione, ovvero se io sono in smart working devo essere disponibile dalle 7 del mattino alle 11 di sera in qualsiasi momento, indipendentemente dal luogo in cui mi trovo, fusi orari compresi. Oppure mi deve essere garantito un diritto alla disconnessione quotidiano? Ecco, questi sono tutti gli argomenti che vanno normati, che sono già previsti in realtà dallo smart working pieno, e difatti anche per quello il motivo per cui ci sono 500.000 lavoratori al 1° di gennaio e 8 milioni al 1° di marzo. Ma qui dobbiamo uscire dal confine del controllo, ovvero. Oggi noi non riusciamo a praticare questo perché molto probabilmente nemmeno l'imprenditore è così attento, ma molto probabilmente ci sono dei capi reparto, dei capi funzione che amano ancora controllare a vista il proprio lavoratore, che esso sia impiegato o che esso sia operaio. E Sì, questa è l'attuale l'evoluzione, questa è l'evoluzione. situazione di emergenza legata al coronavirus sta obbligando persone, enti ed organizzazioni a ripensare alle proprie abitudini e al proprio modo di lavorare. Ma la sfida più grande è rappresentata dalla ripartenza. Quali sono gli scenari lavorativi post-virus che ci attendono, secondo lei? Allora, guarda, noi oggi abbiamo un vissuto che ci dice che nella nostra industria, ovviamente mi rivolgo al mondo dell'industria perché quello del commercio è tutto da vedere, ne parleranno poi evidentemente i ragazzi che si occupano del commercio nel susseguio, però nel mondo dell'industria noi abbiamo in questo territorio in principal modo una bilancia commerciale che ci dice che noi esportiamo molto di più, circa un 60% contro il 40%, di ciò che importiamo. E di conseguenza noi anche con il mondo dell'Europa quantomeno ci dobbiamo confrontare, perché non è mica così vero che è così tranquilla e così agile la vita fuori dai confini. Porto un esempio su tutti: se oggi io voglio portare un camion di un qualsiasi prodotto in Repubblica Ceca, quel camion e quel camionista, nel momento in cui scaricano la loro merce, devono rimanere per 15 giorni in quarantena fiduciaria nel paese dove sono arrivati. E di conseguenza il prodotto che c'è sopra a quel camion assumerà un costo che deve anche contenere queste partite. Ecco, non li stanno ordinando perché nessuno è in grado di dire che può sostenere quel costo. Di conseguenza io penso che oggi noi abbiamo un mondo dell'industria che è sostanzialmente dimezzato dal punto di vista dei fatturati, dei volumi. Siamo nelle medie aprile e maggio di un 50%, dal 50-60% in meno di fatturati dei volumi. Tutti ci dicono che è prevista una ripartenza su luglio, ma per riprendere le normali attività prima di ottobre para novembre non si può ragionare, a meno che non ci siano spinte diverse, ma ad oggi difficilmente prevedibili. Come sarà la nuova normalità a livello lavorativo che ci si aspetta al termine dell'emergenza? Beh, oddio, la nuova normalità io spero e penso che assuma qualche contenuto di ciò che abbiamo vissuto per tendere a ragionare un po' meglio all'interno delle imprese e insomma che vada verso una direzione di normalità. Di sicuro, se rimane questa tipologia di emergenza nazionale dal punto di vista della possibile contaminazione, noi dovremmo anche ragionare in modo diverso di orari. Perché se dobbiamo tenere le persone distanti, all'interno delle stesse aziende non ci possono stare così tante persone vicine, quindi di orari dovremmo ragionare. E se ragioniamo di orari, dovremmo anche ragionare di come andiamo a calmierare i disagi derivanti dalla conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, in particolare per la gestione dei propri familiari. In questa direzione c'è un po' di intervento con il bonus baby sitter, insomma, però io penso che pubblico e privato dovranno fare dei passi diversi da quelli che fanno oggi, che li vedono decisamente separati, anche nella comunicazione degli orari di gestione.
Sì, ok. Allora, cosa ne pensi, delle misure adottate dal governo imposte ai luoghi di lavoro? Dovrebbero essere più stringenti o dovrebbero lasciare più libertà, secondo te? Guarda, io su questo ho finito di esprimermi già da un po'. Non sono un complottista, io mi affido alla scienza e ritengo che siano state decisioni sofferte quelle che hanno portato questo governo, ma poteva esserci in carica qualsiasi governo, a imporre delle misure di restrizione e di blocco delle attività. Affidarsi alla scienza, secondo me, ha qualche vantaggio, perché a mio avviso la scienza qualche volta ci fa rimettere i piedi per terra e non ci fa affidare al solo calcolo matematico. È vero che noi dobbiamo anche provare un pragmatismo. Io sono uno di quelli che ritiene che se sbaglia uno, deve pagare uno. Anche gli atteggiamenti scomposti dei cittadini oggi potrebbero portare a pensare, e mi riferisco alle dinamiche sulla movida piuttosto che altro, potrebbero far pensare che tutto va chiuso. No, io penso che se c'è qualcuno che si comporta scorrettamente vada punito semplicemente quello nelle aziende, nella vita sociale e anche no, in tutto ciò che ci contorna e ci riguarda. E ringraziamo dunque anche Adriano Poli, sindacalista della FIM CISL, per essere stato qui in nostra compagnia. Grazie Adriano. Grazie a te. E andiamo avanti con un altro ospite, ovvero Cesare Casoni. Dovrei averlo qui con noi, vero Cesare? Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Ringrazio per l'invito che mi hai dato e no, non riuscirò a parlare come hanno parlato i miei predecessori, però ci riuscirò, insomma. Intanto ti chiedo di fare una breve presentazione del parrucchiere che c'è in te. Allora, beh, io nasco nel 1973, la classe di Adriano, classe di ferro, e all'età di 15 anni inizio a fare parrucchiere e da là ho avuto la mia salita verso all'ultimo gradino che è stato Barber Garage, per cui continuo a farlo con rispetto per il mestiere. Intervengo io dalla regia, abbiamo un piccolo problema tecnico con Alessandro, tornerà tra pochissimo disponibile. Un attimo solo. Sento, sì, grazie. Prego, prego.
Eccoci qua, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ma siamo ancora qui con voi. Scusate per i problemi, ma la linea va e viene purtroppo. Ecco qui, Cesare, bentornato tra noi. Abbiamo dovuto riavviare le connessioni, sta arrivando. Eccoci qui, dunque, stavamo dicendo che idea ti sei fatto su questa pandemia? Ma io ho un'idea su questa pandemia, nel senso che purtroppo ci è arrivata sto fulmine a ciel sereno e siamo tutti stati un po' colpiti da questo non uscire più di casa, non avere più i negozi aperti, non avere più le attività aperte, le fabbriche aperte e quant'altro. Penso che non voglio copiare qualcun altro, ma sia una cosa costruita, ok? Però è anche vero che ha colpito una fascia d'età che era quella che, a mio avviso, non doveva essere colpita, ok? Non ho un'idea, io spero solo che passi velocemente e che riusciamo a risolvere tutti questi problemi. Per quanto riguarda il tuo settore, che problemi avete riscontrato durante questa pandemia con la chiusura forzata dei vostri locali? Allora, è stato necessario chiudere i nostri locali perché logicamente siamo dei punti fondamentali di assembramento di persone, per cui era logico chiudere le attività. Non ci aspettavamo così tanto tempo, quello sì, ok? Le difficoltà sta adesso a ripartire. L'unica cosa è essere un po' tutti uniti, quello è l'importante. Il forte impatto che il coronavirus ha nel nostro modo di lavorare è ormai evidente a tutti. Quali sono i principali fattori che stanno modificando il mondo professionale secondo te? Ma ci sarà un cambiamento radicale nel nostro settore, ok? Innanzitutto io lo sto notando in questa settimana che è partita e che deve ancora finire, perché io per esempio lavoro anche domani, lavoro tutti i giorni, per cui c'è una modificazione a livello di tempo, ok? Il tempo che intercorre tra un cliente e l'altro. L'unica cosa è riuscire a farsi un protocollo e di seguirlo alla lettera. Io ripeto sempre che l'importante è comunque che noi siamo tornati a lavorare per il bene nostro, delle nostre famiglie e di tutto quello che è l'indotto economico, solo quello. In vista della graduale ripresa delle attività, è necessario prepararsi a vivere una nuova quotidianità e di essere certi di poter tornare a lavorare in sicurezza. Voi come vi state organizzando? Ma io, per esempio, collaboro con un'azienda che mi ha chiesto personalmente di fare un protocollo guida per come operare in negozio. Io lo sto attuando e mi sto trovando molto bene. E, anzi, devo riscontrare che trovo anche delle agevolazioni in questo, nel senso che il negozio rimane sempre in ordine, non c'è confusione, scusate, ed in più. Il cliente percepisce il fatto che tu sei un po' più accorto e stai sempre più presente alla persona. Per cui l'importante, io sostengo sempre che l'unica cosa che c'è da fare è farsi una linea guida personale. In base a quello che ci hanno detto e al decreto che ci è stato detto, ci facciamo una linea personale e andiamo avanti e la seguiamo. Ok, beh, come vede le linee guida del governo e della Regione Veneto che riguardano il mondo del lavoro, appunto? Ma io negli ultimi anni, vuoi con l'avanzare del tempo, non ho mai seguito molto ultimamente la politica, pur essendo che magari una volta ero più presente. Però penso che la Regione Veneto è stata una delle regioni, anzi è stata la regione in cui ha fatto
il nostro presidente è stato molto bravo a contenere le persone. Cioè lui, io vedo che lui ha preso in mano la regione e tutti l'hanno ascoltato, ok? Tutti o quasi tutti, logicamente. C'è sempre qualche pecora nera che non segue il gregge. Come pensi il governo possa agire per aiutare quelle aziende che nel periodo della quarantena non hanno potuto lavorare? Le misure e gli aiuti, secondo te, fino ad ora adottati sono risultati utili? Allora, parli con uno che non ha, non ha percepito i primi 600 euro, ok? Per cui sono, scusami il termine, sono molto incazzato con il nostro governo, ok? Io penso che il governo non sta facendo niente né per noi piccoli imprenditori né per l'operaio, ok? Basta solo, io sto sentendo in questi giorni in negozio che molti operai hanno percepito la cassa integrazione, però ad anticiparla è stato il datore di lavoro. Okay? La fortuna nostra è questa. La fortuna è che abbiamo degli imprenditori in Veneto che hanno anticipato le casse integrazioni. Però io vorrei vedere se non c'erano questi cosa succedeva, perché un operaio che deve mantenere una famiglia con 120 euro di cassa integrazione non riesce ad andare avanti. Io personalmente sono molto incazzato. Personalmente sono incazzato per me perché non ho ancora ricevuto, per esempio, i primi 600 euro. E anche quando li riceverò, non so se riceverò, pur essendo che la pratica mi è stata accettata e approvata e quant'altro. Vediamo, vediamo. Ok, in questi ultimi giorni si è sentito molto spesso parlare del famoso decreto legge rilancio, un nuovo pacchetto di misure da 55 miliardi di indebitamento e 155 miliardi in termini di saldo netto da finanziare, previsto e proposto dal governo italiano, dopo il cura Italia e il decreto liquidità. Che idea ti sei fatto in merito, Cesare? Io, guarda, non voglio essere ripetitivo, sul sostanziale io non so parlare come Adriano o come chi è intervenuto prima, però ripeto, io non ci credo a questo governo e non credo neanche che riuscirà a fare qualcosa di buono per il futuro delle imprese e per il futuro dell'economia dell'Italia. Per cui parli con uno che proprio è sfiduciato dal governo e ripeto, negli ultimi anni non mi sono mai schierato politicamente perché ho in semplici parole, io sono naturale, penso che ad aprire la porta del mio negozio la mattina non è nella destra, né nella sinistra, per cui ti ribadisco il fatto che io sono deluso da questo governo. Sì, pensi che l'adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di prevenzione per il Covid-19 sia un dovere degli imprenditori o anche dei dipendenti o dei lavoratori? Guarda, io sono del parere che ognuno deve fare la sua parte, per cui sia il titolare, sia gli operai devono aiutare a seguire tutti i protocolli, tutte le disposizioni che ci vengono date. Okay? Cioè, ti porto solo un esempio, il fatto che io debba misurare la febbre a ogni cliente che entra, metti caso, la trovo una cosa assurda, perché innanzitutto è una protezione della privacy. A mio parere sta proprio alla coscienza della persona essere onesto o no, ok? Per cui io penso che ognuna debba fare la sua parte, che ogni persona deve impegnarsi a rispettare quello che è il protocollo, anche se penso solo guardando questi giorni in centro, a parte che metto poco fuori da testa dal negozio fortunatamente, però vedo molta gente che rispetta queste regole. È logico che il ragazzino di 16-17 anni è sempre un po' contro tutto quello che è l'istituzione, però sta solo a noi.
seguire quello che si dice, cioè non ci deve essere tutti sia gli operai che i titolari, che gli imprenditori, devono stare tutti e far rispettare tutte le regole. Come sarà secondo te la nuova normalità a livello lavorativo che ci aspetta al termine dell'emergenza? Allora, io questo è l'argomento che sto parlando ultimamente con i clienti in salone. Ti dico che la vedo una cosa bella, a mio parere. Cioè, dopo questa burrasca, secondo me, si cambierà radicalmente il nostro sistema di vita e il nostro sistema di lavorare. Ok? Io personalmente parlo del mio settore. Ho la voglia di prendere il cliente, per esempio, e coccolarlo un po' di più, per cui non farò più come prima che faccio una catena di montaggio, ma bensì cercherò di coccolare più il cliente. Okay? Io parlo sempre nel mio settore, perché purtroppo il resto sono ignorante. Okay? E secondo me sarà migliore. Una cosa certa è che abbiamo quasi tutti o tutti abbiamo capito veramente le cose essenziali e basilari della vita, che ci sono sciocchezze che dobbiamo lasciare da parte. Ringraziamo dunque anche Cesare Casoni, parrucchiere di Grazie a voi. Bassano. Grazie a voi. Buona serata. E andiamo avanti con un altro ospite, ovvero, eccolo qui. Buonasera Alessandro. Buonasera. Abbiamo Alessandro Bottana, titolare del Caffè Room di Padova. Dunque, intanto una breve presentazione anche per te, Alessandro. Sì, allora io gestisco un bar, zona montà, per chi non sapesse, la zona dello Stadio Euganeo, ecco, di Padova, con mia sorella da 14 anni. E già ti posso dire che comunque è un lavoro pesante, adesso lo stiamo vivendo in maniera veramente strana ed non saprei cosa dire di più. È un lavoro che piace perché hai contatto col pubblico, però adesso lo stiamo vivendo un po' male, dico la verità. La tua idea di che si sia fatto in merito alla pandemia del coronavirus, Alessandro? Non so, io ho confrontato, cosa vuoi, in questo periodo che siamo stati tutti senza far niente. Cerchi su internet, sono andato a vedere un po' di siti di medicina, un po' di siti di giornalismo, perché quello è che trovi. E mi ha fatto specie un articolo del Sole 24 Ore che recitava che dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019, confrontati con lo stesso periodo di quest'anno, i morti l'anno scorso sono stati molto di più per l'influenza. Dire, le terapie intensive erano strapiene, quasi al collasso anche l'anno scorso in Lombardia. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che ci tengono nascosto. Non voglio fare proprio il complottista. È arrivata, ci hanno chiuso in casa, ci hanno costretti a mettere le mascherine, a usare i guanti, igienizzanti, ci hanno stravolto la vita, nonostante che potrei dire che a certe persone un po' di igiene in più male non fa. Non saprei, un colpo dicono che è colpa della Cina, un colpo dicono che è sfiga. Ci sono varie idee che circolano. Io sono più che c'è qualcosa che ha combinato l'uomo, l'essere umano. Più che una giustizia divina, secondo me, è proprio un errore umano che si è trasformato in quello che è successo, insomma, che ci ha messo al lavoro Okay. tutti quanti. Ok, ci sono comunque varie interpretazioni. Come vi siete organizzati per ripartire in sicurezza con la vostra attività e quali sono state le difficoltà iniziali maggiori che avete dovuto affrontare per ripartire alla grande? Le difficoltà maggiori per ripartire sono state le spese. D'altronde non noi. Quel cassetto che fai giornalmente, paghi le bollette, paghi l'affitto, fai la spesa per continuare ad andare avanti e cerchi di vivere anche come persona, non solo come bar. E
due mesi fermi significa zero incasso e quindi zero liquidità. I 600 euro, al contrario dell'amico di Bassano, a noi sono arrivati, però ci abbiamo pagato l'affitto alla fine, non è che ci siamo tenuti chissà che. E abbiamo chiesto alla banca i famosi 25.000 euro stanziati col DPCM, e ci sono stati erogati. Fortunatamente siamo un'azienda sana, e quindi non abbiamo avuto grossissime difficoltà ad averli, e con quelli abbiamo tamponato, perché alla fine è quello. E quindi compra gel igienizzanti, compra le strutture dove poterli esibire per i clienti. Abbiamo eliminato dei tavoli all'interno per mantenere le distanze, delle sedie, in modo che i clienti possano in tutta sicurezza prendersi il caffè o quello che vogliono. Abbiamo la fortuna, rispetto ad altri bar del centro magari di Padova, più stretti e più piccoli, di avere un buon plateatico, che ci permetterà di lavorare quest'estate, e quindi ci siamo organizzati così. Al momento sto lavorando solo io, mia sorella è a casa perché ha un bimbo di 7 mesi, quindi sta facendo la mamma, e basta. Per il momento noi abbiamo messo in sicurezza così, passiamo igienizzanti più volte al giorno, perché questo ci chiedono, di igienizzare per esempio il bagno non solo a sera o a pomeriggio, ma più volte durante la giornata, e dico la verità, noi lo facevamo anche prima per quello. Infatti era un vanto sentire il cliente quando entrava, usciva dal bagno, diceva: avete un bagno veramente sempre pulito, è un buon biglietto da visita. E devo dire che i clienti utilizzano molto l'igienizzante, sono molto bravi, e magari chiedono prima di entrare se non sono ancora già entrati, perché vedo che anche i miei clienti affezionati hanno avuto un po' di ritrosia nel tornare al bar, per un po' per paura, se vogliamo, e un po' perché magari non hanno ricevuto la cassa integrazione, di conseguenza non hanno neanche soldi da buttare, però sono molto educati e chiedono: posso entrare, devo mettermi i guanti, dove mi devo mettere? Noi abbiamo posizionato degli adesivi in modo che la gente si possa mettere in tutta sicurezza anche al banco del bar o sui tavolini, insomma. Sì, secondo te quali sono i principali fattori, diciamo, che stanno modificando il mondo professionale, appunto, motivo di questo forte impatto con il coronavirus? È il fatto di dover fare molta più attenzione alla pulizia, ti fa perdere un po' più di tempo. Cioè, per esempio, io ho visto che i clienti che si portavano fuori la roba da soli, perché non riuscivo a gestire dentro e fuori in questo tempo, io prendevo un vassoio che igienizzo ogni volta prima di darlo al cliente, e quindi la tempistica da noi, spesso e volentieri vai in un bar per bere un caffè espresso, quindi veloce, no? E il fatto di attendere qualcosa di più è un po' un controsenso, se vogliamo, perché la gente è abituata ad andare al bar, bere il caffè in velocità e scappare. E questo, diciamo, il principale obiettivo nell'entrare di chi entra nel bar. Dopo, magari in orario aperitivo, si sta lì, si fa la chiacchiera e quant'altro. Ma al mattino si lavora così principalmente. Ok, come pensi il governo possa agire per aiutare quelle aziende magari che nel periodo della quarantena non hanno potuto lavorare, sì. Le misure e gli aiuti fino ad ora adottati sono risultati utili o ci vorrebbe ancora qualcos'altro secondo te? Io sono a favore praticamente dell'azzeramento tasse per quest'anno. Perché per noi, per esempio, questa è una stagione buttata completamente. I soldi che ci hanno dato una tantum, così, sono pochi. Sono stato costretto a fare il prestito dei 25.000 euro. Perché ricordiamoci che è un prestito, non vengono elargiti così e tanti saluti. Magari fosse stato così, sarei stato contentissimo, non avrei neanche, avrei detto bravo Conte. Invece, in 5 anni o 6, adesso non mi ricordo più, gli devo tornare indietro questi soldi. Per carità, un tasso agevolatissimo,
ma sempre soldi che ti devo dare indietro, Stato. E tu me li hai dati perché alla fine vuoi che ti paghiamo le tasse, non per altro. Perché se uno invece fallisce, chiude, dichiara bancarotta, Stato, ciao, non ti pago più niente. Quindi secondo me dovevano trovare un sistema di aiutarci economicamente come hanno fatto la Germania, come ha fatto la Francia, come hanno fatto gli Stati Uniti, subito conto corrente dei soldi dentro, a fondo perduto. Io ho degli amici in Germania che mi hanno detto sono arrivati dei soldi a fondo perduto. Sì, l'attuale situazione di emergenza legata al coronavirus sta obbligando persone, enti ed organizzazioni a ripensare alle proprie abitudini e al proprio modo di lavorare, ma la sfida più grande è rappresentata dalla ripartenza. Quali secondo te sono gli scenari possibili post-virus che ci attendono? Ma io credo che in questo momento il virus stia proprio perdendo carica virale, stia sparendo, secondo me. Io spero che quanto prima ci facciano di nuovo respirare aria sana e non essere oppressi da questa mascherina che ci fa respirare sempre un'aria viziata, insomma, la nostra CO2 che espelliamo la rispiriamo di nuovo, non so quanto ci possa far bene. Ma non sono medico e quindi non entro nel merito più di tanto. Solo che è, per dirti, io lavoro davanti a una macchina del caffè che ha una temperatura della caldaia a 120 gradi, la macchina lava bicchieri a fianco e lavorare con la mascherina è pesante col caldo, lo dico. Io spero eliminino questo, però ci sia stato di utile per una migliore igiene, lavarsi più spesso le mani, lavarsi, disinfettarsi un po' di più, tenere più puliti gli ambienti, certo, anche se noi già lo facevamo, però questa è una cosa molto buona, tutto sommato. E quindi nella ripartenza sarà utile l'igiene sicuramente. Ok, in questi ultimi giorni si sente parlare molto spesso del nuovo decreto rilancio proposto dal governo con nuove importanti misure del governo. Che idea ti sei fatto in merito? Hai sentito parlare anche tu? Sì, infatti col nuovo DPCM hanno detto che per le aziende che nel mese di aprile hanno ottenuto un fatturato inferiore al 30%, mi sembra saranno erogati 2.000 euro a fondo perduto. Ti dico che con 2.000 euro ci pago 2 mesi di affitto, per darti un'idea, eh. Non è che ci campo chissà quanto, però piuttosto di niente, diceva mio nonno, era sempre meglio piuttosto. Vediamo il bicchiere non mezzo vuoto, ma cerchiamo di pensare positivo e di vedere il bicchiere mezzo pieno. Dopodiché spero ci aiutino a poter pagare le tasse in maniera più in là possibile, o addirittura proprio togliersi, che sarebbe il massimo, ma non credo sia fattibile perché il nostro stato economicamente non è messo bene, lo sappiamo, è palese, il nostro deficit ogni giorno aumenta e quindi speriamo di non fare la fine della Grecia, ecco, che poi si venderanno un po' tutto come hanno fatto loro ai cinesi, come si mormora già adesso c'è una partnership commerciale molto tosta con la Cina per il porto di Trieste. Diciamo che è una vendita palesata ai cinesi. Questo è quello che preoccupa molti perché ho sentito dei triestini che me l'hanno detto. E speriamo che sia solo una voce di corridoio, che non sia la verità. Perché svendere un paese come questo che ha nulla da invidiare a nessuno al mondo per quanto riguarda mare, monti, lago, abbiamo tutto qua in Italia, non ci manca niente, la cucina, la cultura. Siamo invidiati da tutto il mondo e non riusciamo a sfruttarlo appieno. Quindi speriamo bene, dai. Sì, allora si parla di normalità a livello lavorativo che ci aspetta al termine dell'emergenza. Qual è la tua ricetta in merito, Alessandro?
Beh, la normalità sarebbe una gran cosa poter essere più veloci nel dare il nostro servizio al banco e così la gente sia più contenta e meno piena di ansie come adesso, perché li vedi proprio, vedo le facce dei clienti. Li vedo che sono preoccupati, alcuni, cioè veramente, alcuni veramente sono quasi maniaci. Permettimi il termine, oddio, mi metto qua, sono a 1 metro di distanza, oddio, la bustina di zucchero la posso toccare? Sono tutte cose che adesso le stiamo vivendo così, ma spero dopo di tornare un po' alla normalità e la gente sì, abbia coscienza che dovremo conviverci forse a lungo con questo virus, però non dobbiamo neanche ammalarci. Mentalmente. Ok, e ringraziamo dunque anche Alessandro Bottan, titolare del Caffè Room di Padova. Grazie Alessandro per essere stato Buona qui in nostra serata. compagnia. Ciao Alessandro. Andiamo avanti ora con altri due ospiti. Salve a tutti. Abbiamo Daniele Mezzalira, ufficio legale della CISL di Bassano, e Alessandro Grava, un altro legale. Dunque, intanto anche voi una breve presentazione di voi. Inizia Daniele. Allora, comincio io. Allora, Daniele Mezzalira, classe 87, in CISL dal 2013. Coordino l'ufficio legale sindacale della CISL provinciale di Vicenza. Siamo in sette e ci occupiamo di diritto del lavoro all'interno del sindacato. Sì, Alessandro Gava. Buonasera a tutti, buonasera Alessandro, buonasera Daniele, buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Io mi chiamo Alessandro Gava e vivo davvero a Treviso. Lavoro in un ufficio legale, collaboro con un ufficio legale di Treviso dal 2017, ma appunto ho cominciato questa professione nel 2014 dopo essermi laureato all'università di Padova. Principalmente io traccio l'ambito civile, in particolare professionistica, diritto di famiglia, recupero crediti e anche la contrattualistica in generale. E il diritto penale un po' tutto l'ambito, colleghi dello studio hanno anche l'abilitazione a difensore d'ufficio, io la sto conseguendo proprio alla fine di quest'anno, dovrei diventare anch'io difensore d'ufficio. Sì, Alessandro, quali sono le domande che magari la gente ti fa su questa pandemia più frequentemente? Allora, attualmente io mi sono messo a disposizione per chiarire gli eventuali dubbi che sono sorti con le disposizioni che prevedono appunto le misure preventive e le restrizioni, perché c'è stata un po' di confusione. Ad esempio, gli spostamenti, non aveva capito che ci si poteva muovere anche al di fuori del proprio comune di residenza, purché all'interno della stessa regione di residenza. E quindi diciamo, ho dovuto rispondere domande a questo punto, oppure anche per chi ha possibilità della visita, perché ad esempio in dubbio, se ad esempio vogliamo trovare la fidanzata, cerchiamo di mostrare insomma, la caratteristica dell'essere congiunto, quindi fate queste domande qui, oppure anche gli spostamenti in auto, in quanti si può stare, se bisogna usare la mascherina, eccetera, eccetera. Queste sono le domande più frequenti che ho avuto. Sì, beh, che idea vi siete fatti di questa pandemia? Rispondo io, posso rispondere io? Sì, prego. Che idea mi sono fatto di questa pandemia? È stato un fulmine a ciel sereno, non ce l'aspettava nessuno,
inizialmente sembrava una cosa che si potesse contrastare, risolvere in poco tempo, invece poi insomma, si è dimostrata una cosa quasi incontrollabile. Adesso insomma sembra che le cose insomma stiano tornando piano piano alla normalità, ancora un po' di tempo, però insomma confido nella responsabilità di tutti, insomma. Sì, invece che, Daniele Mezzalira, che idea si è fatta di questa pandemia? Se posso chiedere una cortesia, probabilmente l'avvocato Gava, se spegne l'audio mentre non, o il microfono mentre non parla, perché c'è un ritorno terribile. Ovviamente. Ecco, credo meglio. Allora, no, che idea mi sono fatto? Una pandemia non l'avevamo mai vissuta, l'avevamo letta al più nei libri di scuola. È una cosa nuova, è una cosa nuova per noi, non per altre parti del mondo che hanno vissuto la MERS o la SARS, ad esempio, negli ultimi anni, ma qui in Europa non era mai arrivato nulla del genere. Per cui non eravamo né preparati, non avevamo leggi, non avevamo sistemi, non avevamo le scorte negli ospedali per poter affrontare quello che ci è accaduto. È una crisi sistemica. Detto questo, sappiamo che non possiamo rimanere qui a piangerci addosso. E dalla peggior crisi, così di colpo, perché la crisi economica è arrivata, diciamo, con un po', ce l'hanno annunciata, questa ci è arrivata nel giro di 20 giorni, abbiamo capito che il mondo sarebbe cambiato. E dobbiamo assolutamente cogliere il meglio della vita che abbiamo davanti e quindi anche di questa crisi e cercare di imparare da tutto quello che in questo momento siamo obbligati a fare e cercare di capire se queste cose che siamo obbligati a fare possono, quando torneremo diciamo alla normalità o finirà comunque, rientrerà questa pandemia, se qualcosa che abbiamo sperimentato in questo periodo possa aiutarci dopo ad avere una vita personale, lavorativa, migliore. Sì, responsabilità del datore di lavoro in caso del contagio Covid. Che idea vi siete fatti in merito? Allora, i profili sono, quando si parla di responsabilità, sono sempre due. C'è sempre la responsabilità civile e la responsabilità penale. Dal punto di vista civilistico, diciamo che il datore di lavoro ha sicuramente una responsabilità che è amplificata. Il 2087 del Codice Civile ci dice che il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti che secondo le leggi e la tecnica possono assicurare il massimo della protezione fisica e morale del lavoratore. Questo cosa vuol dire nella pratica? Nella pratica vuol dire che il datore di lavoro deve, come ha sempre fatto, mettere in atto quegli accorgimenti che sono previsti, per cui rispettare i protocolli e fare in modo che queste cose siano rispettate anche dai lavoratori. Il lavoratore che non li rispettasse va eventualmente allontanato dal posto di lavoro. C'è una responsabilità di fatto che si esplica nel suo potere organizzativo e direttivo. Per quanto poi riguarda, ma mi sono preso il virus in azienda. Il datore di lavoro non è responsabile per danneggiamento, per lesioni, se ha adottato i protocolli. Da questo punto di vista, dal punto di vista quindi penale, invece, è allo studio, probabilmente anche per
perché ci rendiamo tutti conto che è un virus ed è difficilmente controllabile, non lo vediamo, non sappiamo dove sia, e sappiamo che attualmente il numero di tamponi in Veneto è lo zero positivi, oggi una trentina su 13.000 tamponi, per cui stiamo parlando dello 0,3% tra i soggetti testati, che sono soggetti a rischio, per cui c'è lo studio dal governo, dato che non abbiamo la possibilità di controllarlo, uno scudo penale che comunque cambierebbe probabilmente poco, ma alleggerirebbe, diciamo, il clima in azienda. Sì, Alessandro. Sì, io Alessandro. Sì, io non ho molto da aggiungere rispetto a quanto detto dal collega Daniele. Quello che posso magari consigliare io al datore di lavoro in quanto legale è quello di, appunto, tutelarsi al massimo da questi rischi, perché, appunto, come diceva il collega Daniele, insomma, c'è una responsabilità oggettiva, cioè non è perché lui ha fatto sì che cioè, direttamente il proprio lavoratore si ammalasse di Covid. L'unica cosa che può fare, appunto, è quello magari di rivedere le polizze assicurative, la polizza assicurativa aziendale, personale, e adeguando in caso i massimali, oppure anche potrebbe essere utile quella di sottoscrivere un polizza di tutela legale, che, appunto, potrebbero coprire eventuali spese per affrontare un procedimento penale. Il forte impatto con il coronavirus sul nostro modo di lavorare è ormai evidente a tutti gli effetti. Quali sono i principali fattori che stanno modificando il mondo professionale, secondo voi? Daniele Mezzalira. Sì, cosa sta cambiando? Sta cambiando che ci siamo resi conto, prima Adriano Poli evidenziava che ci sono 7,5 milioni in più di lavoratori in smart working, anche se viene chiamato, non è propriamente smart working, perché ti hanno semplicemente detto tu vai a casa a lavorare. E questo cambia la maniera di lavorare, questo ha fatto rendere conto ai datori di lavoro e ai lavoratori che si può lavorare in maniera diversa. E io stesso ho avuto una sera due o tre linee di febbre, sono rimasto a casa 3 settimane, sono riuscito con gli strumenti che abbiamo a disposizione oggi a comunque fare il tutto il mio lavoro. Per carità, la mia è un'attività di coordinamento con l'utenza, ho un contatto ridotto, però io guardo davvero il mio ombelico in questo momento. Abbiamo messo insieme degli strumenti per fare gli appuntamenti e certificarli in videoconferenza, per cui incontrare l'utenza, incontrare i lavoratori che hanno bisogno della nostra assistenza per cose che non si potevano rimandare. Un'impugnazione di licenziamento non la si può rimandare, anche se la legge allunga i termini, per dire. Per cui ci sono davvero delle nuove c'è un ritorno orribile. Ci sono davvero delle cose nuove che abbiamo scoperto, per cui e queste devono adesso diventare, da qualcosa che con cui ci siamo scontrati, devono diventare, l'ho già detto, sono ripetitivo, scusate, devono diventare lo strumento per il rilancio dopo. Abbiamo scoperto che riusciamo a fare il lavoro meglio, che alcuni strumenti ci permettono di fare il lavoro in maniera smart, in maniera agile. Questi strumenti sono quello che ci servirà dopo, ora, che stiamo allentando, appunto, le misure,
che ci servono per aumentare la produttività, per aumentare la capacità di fare impresa per il datore di lavoro, di essere produttivi, di essere utili alla mission aziendale per il lavoratore. Questo è quello che penso ci possa lasciare il questo. Forse lo evidenziavano prima il Alessandro di Montà del bar, che probabilmente anche sull'igiene ci lasciano qualcosa di più. Impariamo, teniamo il buono e cerchiamo di dimenticare il brutto. Ok. Sì, penso appunto che anch'io questa sia, possa essere un'occasione per continuare a usare, a sfruttare, insomma, le nuove conoscenze, le nuove tecnologie. Parlo ad esempio, cioè, della mia professione, dove appunto alcune udienze potrebbero essere fatte, siccome certe udienze si va davanti al giudice e ci si riporta al verbale, si dice che ci si riporta gli atti. A questo punto è utile fare come stiamo facendo adesso, che gli si mandano, si deportano telematicamente, senza dover andare lì in tribunale, perdere tempo, mettersi in coda per l'udienza, entrati, dire mi riporto, e questo secondo me è una cosa che io terrei buono anche per dopo, e anche per tutto ciò che riguarda le cose che si possono sostituire ad andare fisicamente allo sportello, e potrebbe consentire un risparmio di tempo non indifferente. Sì, e mentre ancora con te Alessandro non ti avevo chiesto una cosa prima, perché ho chiuso i microfoni. La responsabilità del datore di lavoro in caso del contagio Covid, che idea ti sei fatto tu in merito? Sì, ho risposto con le misure che potrebbe adottare il datore di lavoro, l'idea è che appunto il contagio da Covid è diventato caso di infortunio sul lavoro, non poteva essere altrimenti, e per questo è importante che l'imprenditore, siccome è quello che poi non risponde di fatto, è importante che adotti adeguatamente tutte le misure, ad esempio anche predisponendo in maniera dettagliata il documento di valutazione di rischio, che insomma fa tutte le mettere in atto le politiche aziendali per evitare, insomma, il contagio, e anche, come ha detto il collega Daniele, svolgere un efficace controllo sui lavoratori affinché tutti rispettino i protocolli e le procedure per evitare di essere contagiati. Come vedete c'è qualche problema di audio, quindi cerchiamo di sistemarlo. Allora, c'è un telespettatore che si chiede, l'Italia è cambiata, non mi pare che le altre nazioni la stiano vivendo come noi. Sempre lui, hanno messo centinaia di attività in ginocchio, chi ci pensa a loro? Voi che cosa ne pensate di questo messaggio che il nostro Diego Laudicella, che sta seguendo da casa, ha scritto? Parlo io, visto che ho il microfono acceso, poi casomai Alessandro spegne, altrimenti poi c'è il ritorno. Allora, molti paesi non stanno vedendo come noi. Allora, io in questo periodo ho anche avuto la possibilità di sentire una persona che vive in un'isola del Portogallo, e mi ha detto che quando insomma è scoppiata la pandemia, che noi abbiamo attuato il lockdown, in quest'isola del Portogallo non c'era l'obbligo di stare in casa,
però appunto era assolutamente evitato creare assembramenti e se uno doveva uscire girare con le mascherine e questa persona mi ha detto che la popolazione dell'isola si è comportata in maniera molto responsabile, quindi non c'erano assembramenti e si muovevano soltanto per le esigenze, stavano diciamo volontariamente a casa, quindi l'hanno affrontata così. Poi non so dal punto di vista operativo cosa abbiano fatto. E poi ho sentito anche un'altra persona, anzi ben due persone che vivono in Germania, precisamente a Berlino, e lì hanno, sì, non tanto, da quello che mi hanno detto, ho capito che hanno adottato delle misure tanto diverse dalle nostre. Ad esempio hanno imposto la chiusura a bar e ristoranti alle 22, per dire. Quindi sì, poi altre misure non tanto diverse dalle nostre. E per quanto riguarda le persone che ovviamente hanno subito le conseguenze negative di questa pandemia, che appunto come diceva la spettatrice sono in ginocchio, lì insomma dovrebbe intervenire in maniera secondo me decisa lo Stato, dove non arriva lo Stato creare una sorta di solidarietà tra cittadini, perché alla fine cioè, se non provvede lo Stato dobbiamo rimboccarci le maniche noi e penso sia importante aiutarci l'un l'altro, quello sempre comunque in ogni caso. Ok, andiamo a sentire ora che cosa ne pensa in merito Daniele Mezzalira. Allora, beh, io non sono piuttosto d'accordo sul fatto che le misure non sono state diverse negli altri paesi, non sono state diverse nel Regno Unito, non sono state diverse in Francia, non sono state diverse in Spagna, insomma i paesi più grossi e che hanno avuto delle situazioni simili o peggiori delle nostre. Sono state più morbide in Germania, ad esempio, ma perché? Perché in Germania erano più preparati sia dal punto di vista legale, sia dal punto di vista anche banalmente di scorte. E in Germania poi bisogna anche dire che il numero di persone che si incontrano e con cui si hanno dei contatti stretti è molto inferiore rispetto a quello che c'è in Italia. In Italia incontriamo, mi pareva di leggere, 250 persone a settimana in media, e in Germania incontriamo, non è che ci relazioniamo in qualche maniera con 260 persone a settimana, in Germania con 150. E questo cambia anche la velocità di diffusione del virus, perché che ha una curva che tendenzialmente è esponenziale. Questa è una delle ragioni per cui la Germania, che si è mossa prima di noi rispetto a quando gli è arrivato il virus, ha avuto meno chiusure, non tanto perché hanno dei governanti che siano più bravi o che i nostri siano stati degli scellerati. Le chiusure sono state proporzionali al rischio. Poi si poteva fare meglio, di sicuro. Io comunque non ho né le competenze né credo di avere il diritto di speculare su delle situazioni che ex post andremo poi a valutare se quello che è stato messo in campo è positivo o negativo. Stiamo parlando comunque, avevo sentito gli altri interventi, di quello che è stato messo in campo dal decreto Cura Italia. Ora con il decreto rilancio ci sono delle misure che sono completamente diverse e che hanno una portata anche molto maggiore, con incentivi anche a fondo perduto per le piccole attività e con il rifinanziamento di tutti gli ammortizzatori sociali.
anche per esempio per i lavoratori che avessero finito in questi 2 mesi l'indennità di disoccupazione e che chiaramente non trovano lavoro perché con il mercato fermo questo è impensabile, questi lavoratori si vedono per 2 mesi prolungare automaticamente l'indennità di disoccupazione. Cioè, ci sono degli strumenti, potrebbero essere più ricchi, potrebbero essere più forti. Dovevamo avere un'economia migliore, abbiamo 120 miliardi di evasione all'anno, con quei soldi avremmo fatto 2 decreti rilancio. L'attuale situazione di emergenza legata al coronavirus sta obbligando persone, enti ed organizzazioni a ripensare le proprie abitudini e il proprio modo di lavorare, ma la sfida più grande, come abbiamo detto anche prima, è rappresentata dalla ripartenza. Quali secondo voi sono gli scenari lavorativi post-virus che ci attendono? Andiamo con Alessandro adesso. Gli scenari lavorativi post emergenza che ci attendono, ma io appunto ribadisco, spero che si tenga il buono di quanto messo in atto, sia anche come misure igienico-sanitarie che come strumenti utilizzati per lavorare. Questo sostanzialmente ritengo che siano, che possa essere gli scenari possibili. Sì. E Daniele invece? Ma io se devo pensare agli scenari post virus, diciamo, non mi metto a fare le lucubrazioni su come sarà il mondo dopo, perché probabilmente sarebbe un'attività inutile e sarebbe comunque un'opinione. Io guardo il mio lavoro, io mi occupo moltissimo appunto mi occupo principalmente di diritto del lavoro e seguo i lavoratori all'interno di tutto quello che diciamo in tutto quello che gli serve dopo, diciamo, la rottura del rapporto di lavoro, e per cui li assisto anche per recuperi crediti di lavoro, stipendi non pagati all'interno dei fallimenti. Circa la metà abbondante probabilmente del tempo che spendiamo all'interno dell'ufficio è sull'assistenza ai lavoratori all'interno dei fallimenti, e per cui io su questo direi che adesso siamo in un periodo di moratoria in cui non si possono nemmeno depositare le istanze di fallimento, però soprattutto le imprese che prima erano in affanno e ce n'erano parecchie, che magari erano già in difficoltà, che non si erano mai riprese dalla crisi del 2008-2011 o che avevano incontrato delle difficoltà, magari anche gestionali, chi lo sa, un dipendente fondamentale che se n'è andato, chi lo sa. Quelle imprese che prima erano in difficoltà adesso difficilmente sopravvivranno, e dobbiamo fare tutto quanto è in nostro potere per far sì che meno persone possibili paghino il prezzo pesante di un fallimento, perché fallimento vuol dire che sparisce un'azienda, sparisce la produzione di ricchezza, ma spariscono anche tanti stipendi, e queste persone vanno aiutate, e qui adesso noi stiamo già lavorando agli scenari da luglio-agosto in avanti, in cui dovremmo fare in modo di soprattutto abbreviare i tempi nel dare risposte, perché
fortunatamente ci sono delle garanzie dello Stato sulle retribuzioni e sui TFR dei lavoratori che perdessero il datore di lavoro, perché non ha, per crisi, per quello che è, però bisogna assolutamente da questo punto di vista lavorare su questo, cercare anche di fare squadra per quanto possibile con i livelli più alti affinché le norme siano quanto più giuste, quanto più veloci possibili, tentando quando possibile di salvare l'azienda con prestiti, con finanziamenti a fondo perduto, con quello che è necessario, con la cassa integrazione che è stata prevista fino a settembre per chi ne avesse bisogno, non tutte le settimane, ma c'è la possibilità di utilizzare la cassa integrazione fino a settembre, poi da ottobre, insomma, abbiamo tempo, e per cui questo è quello che vedo, un periodo in cui ci sarà tanta difficoltà e tanto lavoro per, io guardo il lato mio, dare una mano ai lavoratori che si troveranno diciamo col culo per terra. Voi come vedete le linee guida previste dal governo che riguardano appunto il mondo del lavoro? Facciamo parlare ora Alessandro. Un attimo che attivo il microfono. A te Alessandro la parola. Prego. Le linee guida che riguardano il mondo del lavoro. Beh, diciamo, io ho diritto del lavoro, a differenza del collega Daniele, lo tratto ben poco. Quindi non avrei, sì, diciamo, una risposta adeguata, magari non ho, insomma, non ho molto da dire a riguardo, e quindi io cederei a questo punto direttamente la parola a Daniele, che è sicuramente più competente di me. Prego Daniele, allora. Ma le linee guida, i protocolli inseriti appunto soprattutto nell'ultimo DPCM nascono, come evidenziava prima Adriano Poli, nascono dall'accordo tra sindacati e associazioni dei datori di lavoro, Confindustria, eccetera, eccetera. Per cui, come le vediamo, in qualche maniera le abbiamo scritte, abbiamo trovato che quello fosse il punto di caduta, il governo l'ha fatto suo. E certo, sono generali, sono molto generali, sono previste 6 o 7, non mi ricordo perché ho letto il decreto, insomma, non mi ricordo quanti fossero gli allegati, ce n'è una per ogni settore, per cui i servizi alla persona sono chiaramente diversi dalla fabbrica metalmeccanica. E queste linee guida sono gli strumenti di precauzione che dobbiamo adottare per fare in modo che la trasmissione del virus sia quanto più bassa possibile. E non sono la soluzione a tutto. È chiaro che la soluzione a tutto è prendere ogni persona, metterla isolata per 15 giorni e in questa maniera se il virus guarisce, se non ce l'ha, non se lo prende. Ma è chiaro che fermare tutto non è possibile. Bisogna trovare la maniera di conviverci. È una mediazione, una buona mediazione secondo me, perché lascia quegli spazi di manovra e di responsabilità alle imprese e lascia anche alle regioni la possibilità di adattarle a un tessuto economico che è molto differente da nord a sud, da est a ovest. Non avrei molto da dire. Potevano essere più restrittive, dovevano essere lasciare maggiormente la responsabilità. Era importante ed è importante dare un metro di misura. Dire questo è
quanto dobbiamo tutti rispettare. È chiaro che non saranno perfetti in assoluto, sono però secondo me una buona mediazione. Come sarà secondo voi la nuova normalità a livello lavorativo che ci aspetta al termine dell'emergenza? Anche per voi questa domanda. Andiamo con Alessandro Gava. Io recupero gli auricolari perché appunto sento che la comunicazione non è buona, quindi io preferirei girare momentaneamente la domanda. E allora passiamo a Daniele. Ma io credo di essermi speso già un pochino sul tema. La nuova normalità sarà non sarà la nuova normalità, nel senso che finché non avremo il vaccino non potremo magari avere delle cure che sono più efficaci o migliori di quelle che abbiamo oggi, però finché non avremo il vaccino è chiaro che saremo in difficoltà. La nuova normalità è una transizione in cui dovremo mantenere il distanziamento, in cui avremo sempre il sospetto che una stretta di mano possa essere il veicolo di un'infezione. Per cui a me piace pensare che sia un momento di transizione e che dopo potremo, parafrasando il Premier Conte, tornare ad abbracciarsi più forte. Sì, Alessandro Gava, sì, penso sia pronto, no? Sì, mi senti te? Sì, mi sentiamo molto bene. Ok, perfetto, prego. Allora sono bastati gli auricolari. Sì, anche a me piace immaginare una normalità come c'era prima, e questa però appunto può essere garantito soltanto da un eventuale cura che proprio ci preservi da questo contagio, in modo che nessuno poi possa più essere contagiato, di conseguenza essere veicolo di contagio, e anche nell'ipotesi ovviamente peggiore morire. E quello potrebbe garantirci una normalità come prima. Fino a quel momento bisogna appunto continuare ad adottare tutte quelle misure che evitano il propagarsi della malattia, questo rischio. Non lo so, questo è quello che adesso mi sento di dire a riguardo. Ok, intanto io ti ringrazio, Alessandro Gava, per essere stato qui in nostra compagnia, e grazie ancora a te. Grazie, ringrazio io te per la disponibilità, ringrazio Daniele e ringrazio anche tutti quelli che ci stanno seguendo. Grazie. Io resterei ancora un attimo con te, Daniele. Da alcuni giorni si sente parlare a gran voce del decreto rilancio approvato appunto dal Consiglio dei Ministri. Quali le novità importanti da sapere in merito, e voi che cosa ne pensate? Allora, il decreto rilancio, su cui ammetto di non essere preparatissimo, nel senso che sono 500 pagine di decreto e chiaramente io sono andato a spulciarmi le parti che più mi interessavano per il mio lavoro soprattutto, per cui quello che può essere d'aiuto, diciamo, lato dipendente. Qui si trovano appunto la proroga per altre 9 settimane più altre 4 settimane fino a settembre di cassa integrazione. Ci sono c'è il raddoppio del bonus babysitter, che passa da 600 a 1200 euro, per cui se uno non l'avesse utilizzato lo potrà utilizzare ancora. C'è la proroga per
altri 6 giorni al mese di congedi per chi deve assistere un familiare, oltre ai 3 standard previsti in legge 104. C'è la proroga di ulteriori 15 giorni, per totale di 30 giorni, dei congedi per parentali da usufruire per assistere i figli e i figli minori, e questo con la retribuzione del 50% rispetto alla paga intera. C'è poi una piccola norma che semplifica l'erogazione da parte dell'INPS del fondo di garanzia, che è quello che accennavo prima, cioè quel fondo che va a pagare il TFR dei lavoratori la cui ditta fosse fallita. Ci sono poi tutta una serie di incentivi economici per i datori di lavoro, tra finanziamenti agevolati e fondi e stanziamenti a fondo perduto, che sono anche una maniera per ripartire. Sono poi a favore delle imprese, c'è l'abolizione temporanea dell'IRAP, che sappiamo l'IRAP è una tassa che non è bellissima perché va a colpire il fatturato. Colpendo il fatturato, che uno faccia utile o che uno faccia perdita, quella tassa dovrà sempre pagare. Incasso 100.000 euro, dovrò pagare il 3,9%. 3.900 euro di tassa secca. Anche se ho perso 300.000 euro, io quella tassa lì la dovrò pagare. Questa che non è una tassa sull'utile, per cui se no la tassa sull'utile non porto a casa niente e non mi rimane niente alla fine dell'anno, non pago niente. La tassa invece sul fatturato sono delle tasse che invece non aiutano, perché banalmente i dipendenti, se non sono in cassa integrazione, li pago, e oltre a pagare i dipendenti pago anche l'IRAP. Questa sicuramente è una buona cosa. Ci sono poi l'eliminazione della TOSAP, cioè la tassa sui plateatici dei bar, per cui le attività economiche potranno, insomma, bar, ristoranti che hanno tavolini all'esterno, che sono anche un posto dove scambiarsi meno il virus, non essendo un ambiente chiuso, potranno chiaramente approfittare di quegli spazi, sia per dare un servizio migliore dal punto di vista sanitario, anche per dare comunque per ripartire con uno strumento in più se non l'avessero avuto, o comunque con uno sconto. Ci sono poi gli sconti sugli affitti commerciali. Chi ha avuto un calo del fatturato potrà scontarsi, non ricordo quante mensilità, dalle tasse, per cui l'affitto tecnicamente te lo paga lo Stato per un tot di mensilità. Chiaramente, scontandoti dalle tasse, questo è un beneficio che avrai non immediatamente, ma l'anno prossimo, quando farai le varie dichiarazioni di redditi IVA, quello che è. C'è poi, e mi permetto di anticipare l'argomento che mi avevi accennato, il cosiddetto bonus vacanza, che funziona in due maniere. Ogni nucleo familiare che abbia un ISEE inferiore ai 40.000 euro, per cui bisogna fare l'ISEE, ha la possibilità di spendere una cifra compresa tra 150 e 500 euro per le ferie. L'80% di questo possono essere spesi in un'unica soluzione, per cui non spezzettandole, in un'unica soluzione presso un albergo, presso un'agenzia viaggi, presso qualcuno che offre servizi turistici all'interno della Repubblica Italiana, che poi si recupererà
immediatamente con il versamento delle imposte che toccasse il mese successivo, per cui dal primo di luglio avremo la possibilità, appunto. Scusami, chiudo la finestra perché piove. Scusami, ecco qua. Tranquillo, tranquillo. Il bello della diretta, facciamo anche piovere stasera. ci sono gli strumenti. Il 20% invece, dicevamo, del bonus verrà diciamo incamerato con la dichiarazione dei redditi. Io con la dichiarazione dei redditi porterò le mie pezze giustificative che siano chiaramente intestate a un componente del nucleo familiare, e lì avrò la detrazione della rimanenza, per cui il 20% di questi 150-500 euro, insomma, a seconda della dimensione del nucleo. E ringraziamo dunque anche Daniele Mezzalira e Alessandro. Ringrazio io voi per avermi dato l'opportunità e saluto tutti. Una buona serata. Grazie anche a te, Daniele e Alessandro. Andiamo avanti ora con. Andiamo avanti ora con Pasquale Carraro e andiamo avanti con. Eccolo qui, è arrivato anche lui. Buonasera. Abbiamo con noi Pasquale Carraro e Potito Liani. Buonasera, ragazzi, benvenuti intanto. Buonasera, Alessandro. Buonasera, Tito. Buonasera, benvenuti. Voi come lavoratori, che idea vi siete fatti del coronavirus? Iniziamo con Pasquale Carraro. Non ti sento bene, Pasquale. Ti chiedo di alzare il livello del microfono. Grazie. Intanto andiamo all'altro ospite, Aliani Potito, prego. Sera, ciao. E poi la domanda? Non l'avevo sentito prima. Allora, sì, tranquillo. Voi come lavoratori del coronavirus? Di sicuro quello che è successo in questi mesi ha cambiato il modo di vivere e di affrontare la vita diversamente, sia in famiglia come me, per dire che anche ha dei figli che andavano a scuola, visto che dopo questa pandemia sono state chiuse, quindi è cambiato anche lo stile di vivere con i figli a casa e con diciamo anche i propri coniugi. Poi sul posto di lavoro ovviamente anche lì si è creato dei disagi, e noi personalmente infatti siamo stati anche chiusi successivamente a quello che è stato il decreto dopo il 10 marzo di questo governo. Quindi è cambiato anche l'aspetto economico di noi lavoratori, perché vivendo un problema come questa, la pandemia, siamo rimasti a casa un mese e mezzo di cassa integrazione. Ovviamente quello che era lo stipendio, il salario mensile è cambiato nella sostanza, e tutto questo ci ha portato a cambiare, diciamo, anche il modo di vivere. Poi anche il fatto di non uscire, di non avere relazioni sociali, noi come esseri umani siamo abituati a questo, evidentemente questo ha cambiato un po' tutto, ha cambiato il mondo, possiamo dire. Carraro Pasquale invece è tornato con l'audio. Si sente quella male? Sì, abbastanza.
Abbastanza, sì. Proviamo adesso, vediamo. Mi senti bene adesso? È un po' voce bassa. Se riesci ad alzare il microfono, ti sarei grato. Non so come proprio alzarlo. Ok. Allora, intanto andiamo con lui. Allora, coronavirus è una ripresa del mondo del lavoro. Quali secondo voi sono i settori economici che in questi mesi di pandemia hanno fatto il Veneto e il Veneto nel Vicentino e nel Bassanese? Vado io? Sì, prego. Non c'è il collegamento. Va bene, allora grazie. Vabbè, non mi ero presentato prima, mi chiamo Tito e sono un operaio metalmeccanico, anche rappresentante sindacale della FIOM, quindi diciamo un po' su quelle che sono le questioni lavorative me ne occupo giornalmente. Insomma, come dicevo prima, questo ha dato un cambiamento a livello sostanziale e mondiale. Chi ne ha sofferto di più? Dopo quello che è stato appunto che era il decreto del 10 e poi se non erro quello del 22 dove sono state chiuse attività quelle che erano ritenute non essenziali come quelle che in molte attività metalmeccanici come il settore dove lavoro io dove facciamo piani cottura, forni e cucine, quindi ne abbiamo risentito, come avevo accennato prima, dal punto di vista salariale. Ovviamente ne hanno risentite tutte quelle che sono quelle attività, sentivo prima gli interventi, il parrucchiere se non sbaglio, il barista, ovviamente quelle attività dove mi riferivo a quei contatti sociali che non si potevano più avere dopo le norme sanitarie di quelle che erano l'uso della mascherina, il distanziamento sociale, quindi quelle attività sostanzialmente sono state chiuse. È ovvio che come sofferenza sia a livello diciamo di persone, anche non solo economico, penso anche a livello psicologico delle persone, il fatto di non svolgere la propria attività, di non andare la mattina, di non essere funzionale a quella che è alla nostra vita sociale. Mi sembra che non c'è il collega. Di quale sostegno hanno bisogno secondo voi le aziende per evitare il fallimento? Bastano gli aiuti che arriveranno o sono arrivati dallo Stato? Bastano. Vabbè, dice appunto, questa è una crisi, come possiamo dire, anche appunto sostanzialmente economica di quello che ha portato questo il Covid-19 con la chiusura delle aziende e adesso le riprese. Ovviamente penso che ci devono essere degli aiuti a sostegno delle aziende e dei lavoratori. Se siano sufficienti mi viene di dire di no, perché abbiamo bisogno di qualcosa in più, abbiamo bisogno. Di sicuro il fatto che tanti lavoratori non hanno ancora percepito quella che è la cassa integrazione ci lascia pensare che queste norme non sono del tutto uguali, perché comunque dall'altra parte il sostegno alle imprese o ai grandi capitali che abbiamo qui in Italia, se faccio solo l'esempio dei 6 miliardi e mezzo che verranno distribuiti all'FCA, la Fiat e la famiglia Agnelli, mi fa pensare che c'è una disparità di come vengono gestite in Italia come al solito le risorse. Si dà sempre a chi ne ha e sempre meno a chi li dovrebbe avere, quindi ci dovrebbe essere un concreto sostegno alle famiglie, ai lavoratori, un sostegno maggiore a chi in questi mesi si è impegnato nel comparto ospedaliero, perché era stato facile chiamarli, no? Angeli o degli eroi, però poi alla fine soldi nelle buste paga sono arrivate poche. Penso che questo governo deve ancora impegnarsi meglio, o deve indirizzare quelle che sono le risorse realmente di chi ne ha bisogno rispetto a qualcun altro. Sì, prima è arrivato questo messaggio. Prima è arrivato questo messaggio. L'Italia è cambiata, non mi pare che gli altri non vivendo come noi.
hanno messo centinaia di attività in ginocchio, ci pensa a loro, lei cosa ne pensa? Beh, quello che ho detto prima, l'avevo letto anche prima, beh, quello che ho detto adesso appunto, cioè, hanno pensato di far poco, come ho detto, di sicuro chi in questo momento è al governo, che c'è questo governo, al di là di chi ci poteva essere, mi riferisco anche al, mi pare che era il parrucchiere che diceva né destra né sinistra, quindi qualsiasi governo che si poteva trovare in questo periodo storico sarebbe stata è difficile gestire una situazione del genere, che non tutti si aspettavano, perché all'inizio della pandemia nessuno era talmente lontano, che in Cina, che non si sospettava che arrivasse fin qua. Il nostro governo aveva dato delle rassicurazioni. Di sicuro ci si trova con i lavoratori, attività, artigiani, che già il lavoro in questo periodo è abbastanza poco. Figuriamoci adesso con un'epidemia del genere. I sostegni devono essere più, di sicuro, più concreti. Ripeto, non voglio essere ripetitivo, ma bisogna indirizzare le risorse nel senso giusto. Io non ti vedo più, Alessandro, spero di non aver parlato a vuoto. No, tranquillo, Carmillo, ci sono. Allora, il coronavirus sul nostro modo di lavorare è evidente a tutti. Quali sono, secondo te, i fattori che stanno modificando il mondo professionale? Non vuole essere ripetito, sono concorde ovviamente con alcuni interventi avvenuti prima. Prima di tutto è quello, la novità dello smart working, di sicuro. Il lavoro a distanza a casa, ma vedendo anche i miei due figli di fare le lezioni da casa, questo nuovo sistema di fare scuola, la cosiddetta didattica a distanza, questo c'è stato un cambiamento sostanziale anche nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, perché dopo le riaperture ovviamente bisognava mettere l'ambiente in sicurezza, quindi lavorare con igienizzarsi le mani, la mascherina, quindi prendere tutte quelle che sono quelle precauzioni che possano evitare quello che è il contagio. Cambia di sicuro anche con l'arrivare del caldo nei luoghi di lavoro, lavorare con la mascherina diventa complicato. Sentivo prima i colleghi, rappresentanti della CISL, diventa complicato di sicuro. Quindi bisognerà, a mio parere, quello che è rimodulare i carichi di lavoro e prolungamento delle pause, e non di sicuro mettere i braccialetti elettronici ai lavoratori. Sì, come sarà, sì, secondo, come lei, la sarà secondo lei la nuova livello normalità lavorativo che ci aspetta dall'emergenza? Parlare di normalità dopo un evento del genere si fa fatica. Ecco, speriamo di arrivare a quella che, come dicevi, normalità, e di riprendere una vita lavorativa e non più essere sottoposti ai controlli come... succede anche da me, ma in tante altre realtà aziendali dove bisogna applicare quelle che sono le norme dell'organizzazione sanitaria, voglio dire, quindi di misurarsi la febbre, di stare attento addirittura anche al collega di lavoro, quindi la mancanza anche di fiducia di colui che ci sta vicino, perché penso che sia cambiato anche quello, perché si ha paura che il nostro collega sia un potenziale diffusore di virus, di untore, ecco, non mi veniva la parola. Ecco, speriamo che cambiano, ritornano alla normalità quelli che sono sicuramente i nostri rapporti sociali e rapportarsi con i colleghi di lavoro, e non solo, anche nella società e con gli amici. In vista della graduale ripresa, è necessario prepararsi a vivere una nuova quotidianità, ad essere certi di poter tornare a lavorare in sicurezza. Voi come vi state organizzando? Vabbè, mi ricollego un po' a quello che ho detto prima. Di sicuro, dopo quindi quello che è
i decreti ministeriali, stiamo cercando insieme a io come rappresentante sia sindacale che della sicurezza in coordinazione con l'azienda e poi con la mia segreteria della CGIL di applicare quello che è il protocollo firmato dai sindacati confederati. Apro e chiudo una parentesi, è arrivato in ritardo di sicuro, ma questo perché non tutti si aspettavano quello che poteva diventare una vera e propria pandemia, visto che comunque sui posti di lavoro c'è stata la paura e tanti lavoratori hanno scelto di stare a casa. Quindi ci stiamo preparando in tal senso di applicare quelle che sono le norme, il decreto e il protocollo anche stilato in azienda insieme alla direzione aziendale e alle altre organizzazioni sindacali che sono presenti da me. E quindi di provare, di tentare e di dare efficacia a questo protocollo. Ripeto, quali sono le norme da applicare ovviamente? Da applicare sono la distanza sociale, quella che è il metro e mezzo. Ovviamente dove si lavora sulle linee di montaggio viene difficoltoso, ma in tanti altri posti di lavoro tenere quella che è la distanza, allora ci viene incontro la mascherina, l'utilizzo di una mascherina, quella che sia chirurgica e non quelle che sia fai da te, insomma di quelle che siano mascherine certificate che realmente evitano la diffusione del virus. Qui, poi l'utilizzo di visiere, l'utilizzo di igienizzanti, pulizia e sanificazione dell'ambiente. Questo è quello che stiamo applicando da noi e presumo in tante altre realtà, perché qui non si tratta più di un qualcosa di normale, qui si tratta di un qualcosa di particolare, qui parliamo della salute di tutti, parliamo della salute dei lavoratori e parliamo della salute delle nostre famiglie, quindi dobbiamo anche avere al di là del datore di lavoro che deve applicare il protocollo, dobbiamo avere noi quello che definisco il buon senso, anche al di fuori dell'attività lavorativa. Sì, la situazione di emergenza legata al coronavirus sta obbligando le organizzazioni a ripensare alle proprie abitudini e al proprio modo di lavorare. Ma la sfida più grande è rappresentata dalla ripartenza. Quali sono, secondo lei, gli scenari lavorativi post-virus che ci attendono? Parto con l'ultima frase che hai detto, gli scenari lavorativi. Di sicuro in questo momento abbiamo delle diversità come ripartenze lavorative. Se calcoliamo che viviamo appunto in un mondo, in quel mondo economico dove è rappresentato da tante aziende, da tante realtà, in Italia siamo stati fermi da marzo fino a qualche giorno fa, mentre in altri paesi dove si è sottovalutato ovviamente o non si è preso sul serio quello che era il problema, c'è stata adesso la famosa chiusura delle attività, quindi ripartire con tutti insieme in questo momento non è facile, ci troviamo come tante attività come da me ad avere dei mercati chiusi dove tu hai lavoro però non puoi produrre perché in questo momento non dall'altra parte del mondo, se pensiamo alle Filippine, se pensiamo allo Sri Lanka, se pensiamo anche all'Israele che sembra una di quelle nazioni quasi vicino a noi, europee per dirla tra virgolette, per dire questo termine, si trovano chiuse, quindi lavorando con quei posti là, questa è la realtà di dove lavoro io, in questo momento i mercati sono chiusi e quindi è da rivedere anche quello che è l'attività produttiva, impegnarsi su altri mercati. Si è appena riaperto il nostro mercato, questo italiano, ma di sicuro non abbiamo, come nel mio settore di elettrodomestici, la fila nei centri commerciali che sono stati aperti da poco all'acquisto dei nostri prodotti. E di sicuro ci spetterà a giugno un altro periodo di cassa, luglio non si sa e forse si presume, come sento vociferare in tante altre realtà aziendali, che addirittura ad agosto, con la riapertura degli altri mercati che hanno chiuso in ritardo, si possa anche lavorare, quindi anche da rivedere un po' quelle che sono quella che è la nostra vita anche familiare.
Sì, in questi giorni si è sentito molto spesso parlare del decreto-legge di Lampo, un nuovo pacchetto di misure da 155 miliardi di saldo da finanziare, previsto e proposto dal governo italiano, Cura Italia e Italia, che lei si è fatto il laboratore. Beh, allora, di sicuro non sono un politico, ma facendo il rappresentante sindacale, la politica è inutile nascondere, le organizzazioni sindacali la fanno. Posso dire solo due o tre aspetti, non voglio prolungarmi, come ha spiegato bene prima il collega, se non sbaglio, della CISL, è stato preciso nello spiegare tutte le voci. Di sicuro la necessità è quella di andare incontro al lavoro e ai lavoratori, aiutarli attraverso quelle che sono l'aggiunta o le proroghe della legge 104 dei 12 giorni più 3 giorni fino a luglio, quelli che sono i congedi, il rinnovo dei congedi parentali, l'utilizzo delle ferie, dei permessi, di sicuro aiuta i lavoratori ad affrontare questa fase. Certo, essere pagati in cassa integrazione, essere pagati al 50% perché il figlio che è minore di 12 anni non è il massimo, ma di sicuro aiuta, come dicevo prima, come hai detto anche te, tutti questi soldi che vengono stanziati, poi non dimentichiamo, io voglio fare questo appunto anche politico, non dimentichiamo che quei soldi lì bisogna restituirli, i soldi che ci danno, che verranno presi dall'Europa, che ci vengono, come sentivo prima il collega lavoratore che ha il bar a Padova, se non erro, quei 25.000 euro che ha avuto agevolati dalla banca, cioè, sono soldi che comunque noi andremo a ridare, come me stesso che ho dovuto bloccare un mese questi due mesi il mutuo, la rata del mutuo, non è che sono soldi che mi vengono regalati, prima o poi bisogna recuperarli. Dobbiamo dare un sostegno più sostanzioso alle attività lavorative e chi ci lavora, questo è indubbio. Sì, pensa che la dotazione dei dispositivi di protezione individuale delle misure di Covid-19 sia un dovere dei dipendenti e dei lavoratori. Allora, io non parlo né di doveri e tantomeno parlare in questa fase particolare. Io voglio fare una precisazione. Prima del Covid 2019 in Italia abbiamo avuto quasi 1.000 morti sui posti di lavoro. Evidentemente abbiamo un problema di sicurezza sul lavoro. Figuriamoci adesso dopo questa emergenza sanitaria, il problema è raddoppiato. Allora, dov'è il punto? Non è un dovere, è un obbligo da parte del datore di lavoro, prevede quello che è il decreto legge 81, forse è la questione che è sfuggita un po' a chi mi ha preceduto prima che fa sindacato, piuttosto di dire di mettere sotto sorveglianza i lavoratori attraverso un braccialetto, e non dimentichiamo anche l'articolo 18, piuttosto invece bisogna dire che il datore di lavoro ha l'obbligo, perché è previsto dalla legge, soprattutto in questa fase qui. Quindi non deve aver timore farsi il problema, ma se eventualmente nella mia azienda c'è un contagiato. Applichiamo quelle che sono le norme, applichiamola e vedete che i rischi vengono diminuiti, non andiamo a girarci intorno al problema. Il datore di lavoro ha l'obbligo, è all'obbligo di fare rispettare al lavoratore quelle che sono le norme e i dispositivi di protezione. Poi, come ho detto prima, c'è il senso civico e c'è il buon senso da parte dei lavoratori. Se prima si potevano fare determinate azioni sui posti di lavoro, adesso dobbiamo avere l'intelligenza di non farle più, questo è di sicuro. Ma questo non deve togliere, nella sostanza, che il datore di lavoro ha l'obbligo e il dovere di far rispettare e far rispettare le regole nel posto di lavoro. Sì, quale opinione avete sull'uso dei tamponi? Non ti ho sentito, scusami la domanda. Sì, allora, quale opinione avete massimo di tamponi ad un massimo di 4.000 al giorno?
Ah, questa è una domanda che dovrebbe rispondere più qualcuno del, diciamo, del settore sanitario, ecco, un po' in difficoltà. No, no, da cittadino, ovvio, non intendevo. Cittadino intendevo. Sì, sì, beh, immagino, perché diciamo che come tutti, insomma, uno è più preparato verso determinati argomenti. Vabbè, proviamo a risponderla. Dice, di sicuro se serve a quelle che a individuare l'uso dei tamponi, penso che questa è la domanda che mi hai fatto, l'utilizzo, ecco, e serve, come è successo poi qui in Veneto, nella provincia di Padova, dove il direttore sanitario, adesso il dottore non mi ricordo il nome, ha deciso a tappeto di fare quelli che sono i tamponi e quindi di scoprire gli asintomatici positivi. Spero di non dire cavolate, perché se lo dico qualcuno mi corregga, quindi che sono portatori, untori, diciamo, di questo virus, che su uno ne può infettare un tot, ecco, come si diceva, perché poi, a dire la verità, in questi 3 mesi ne abbiamo sentiti di tutti i colori, ormai siamo diventati chi medico, chi virologo. È come quando, io faccio sempre l'esempio che dico, la chiudo così, quando la nazionale italiana gioca i mondiali europei, diventiamo tutti commissari tecnici, no? Si poteva fare, non si poteva fare, poteva entrare, poteva uscire. Ecco, ripeto, l'importante è che adesso rispettiamo quelle che sono quelle poche regole, poi chi c'è al di sopra di noi ha gli strumenti idonei e adatti per cercare di sconfiggere il virus, che avvenga poi attraverso i tamponi, che avvenga attraverso il cosiddetto il vaccino, o si parla dell'app Immuni, non so se che nessuno ancora adesso ne ha parlato, che serve a monitorare, diciamo, quello che sono i contatti, in caso mai andiamo a contatto con persone che hanno avuto problemi di questa di sorta. Insomma, qualsiasi strumento idoneo che ci possa aiutare sia benvenuto in questa fase. Sì, pensa che l'adozione dei DPI e delle misure di prevenzione per il Covid-19 sia un dovere degli imprenditori, o anche dei dipendenti, o anche dei lavoratori. Mi avevo già risposto, mi sembra che aveva fatto questa domanda. Okay. Ho già risposto. Okay. Il vabbè, diciamo, ci sta, infatti, bravo, sei bravo, bella trasmissione. Faccio i complimenti della trasmissione, se posso. Grazie, sono 2 ore e 17 minuti. Io forse sono l'ultimo aspettato, che oggi è anche il giorno del mio compleanno, quindi compio gli anni. Ne approfitto, faccio gli auguri in diretta. Allora. L'ho detto apposta per avere gli auguri. Grazie, Alessandro. Grazie. Non lo sapevo. Grazie. Allora, un anno più vecchio. Come sarà la nuova normalità a livello dell'emergenza? Vabbè, diciamo che un po' mi ricollego, insomma, alla domanda anche precedente, più o meno facsimile. La normalità, come avevo detto, non sarà ovviamente una normalità solita, perché comunque questa problematica del Covid-19 ci ha cambiato la vita, lo dobbiamo dire, la vita, perché se calcoli anche che fino a pochi giorni fa avevamo anche l'autodichiarazione per muoverci e dovevamo giustificare dove si è andato, ovviamente, giustamente, perché non crediamo che si possa fare tutto quello che si vuole. E un po' alla volta adesso si può girare nel territorio regionale, in questo caso in Veneto. Si presume che dal 3 giugno si possa anche andare anche fuori regione. Ecco, sicuramente ci ha condizionato di tanto. Speriamo di ritornare presto a quella che è la normalità, ma tutto non sarà come prima. Sì, lei come vede le linee guida dal governo che riguardano il mondo del lavoro? Beh, le linee guida per quanto riguarda quelle che sono le sicurezze sul lavoro a livello economico, diciamo. Rispondo entrambe, no? Beh, quelle che sono a livello economico, c'è una sull'altra domanda, quelli che sono
i soldi che abbiamo chiesto l'Italia stanzierà a livello europeo, adesso non ricordo bene la cifra di quanti miliardi, ribadisco, quei soldi vadano distribuiti equamente a tutti i cittadini. E poi per quanto riguarda sui posti di lavoro, nella speranza che la nostra economia riparta e si riparta tutti e si riparta tutti in sicurezza. E ringraziamo dunque anche grazie a voi, buona serata del territorio per questo suo importante contributo. Grazie, buona serata Alessandro. Grazie ancora da Alessandro Carraro di A Tu per Tu con È Davvero Tutto. Arrivederci alla settimana prossima. Ciao.